Puntuale come ogni mercoledì ritorna l'appuntamento con le missioni e i missionari viandanti sulle strade del Vangelo. Cari amici, bentrovati, siamo in diretta. Quest'oggi lo studio è solo parzialmente vuoto perché la presenza di Fra Raffaele non l'avremo qui fisicamente, ma l'avremo in video perché, come dicevamo la scorsa settimana, è in Africa. Fra Raffaele è arrivato in quel paese per il 25esimo anniversario della diocesi di Gorée, che è particolarmente legata ai frati minori cappuccini, essendo stata uno dei primi approdi dei missionari benedetti dallo stesso Padre Pio. E allora io mi collegherei subito con l'inviato d'eccezione del programma, Fra Raffaele, che è con noi. Lo vediamo, purtroppo la connessione non è delle migliori, ma lo sentiamo bene, lo salutiamo e lo abbracciamo, così come salutiamo e abbracciamo tutti i frati missionari laggiù. Bentrovati, pace e bene, Fra Raffaele, buongiorno. Pace e bene a tutti i nostri telespettatori. Oggi per me è un motivo di gioia per presentarvi un po' anche quello che fanno i nostri frati. Siamo approdati, ecco, ieri alla N'Djamena, alla capitale, e oggi siamo scesi a Bungu, dove già c'è la nostra prima fraternità. Ecco, per me c'è anche padre Tomar Obe, che è il responsabile del centro dei disabili o dei diversamente abili, ecco, che sono qui nel centro di Mondo. E allora, Fra Raffaele, che sensazioni si ha essere dall'altra parte? Non ho capito bene, ripeti, perché sì, ci sono molti rumori. Dicevo, che sensazione c'è essere dall'altra parte, non essere qui in studio ma direttamente sul campo? Tutto ciò che abbiamo raccontato adesso tu lo hai già rivissuto. La sensazione è quella di sempre, perché siamo stati sempre dei missionari, ecco, quella sensazione di sempre, e tante gioie, tanti sorrisi, tanti volti, ecco, rivengono subito alla mente in questo momento, e anche le tante cose magari che sono state fatte, ma ne vedremo ancora di belle nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché stasera arriveremo finalmente a Gorée, dove ci attende il nostro vescovo Rosario Ramolo, e da stasera o domani inizieranno anche i grandi festeggiamenti dei 25 anni della diocesi. Senti, Fra Raffaele, com'è andato il viaggio? Tutto bene, sì? Il viaggio tutto bene, però adesso ci tengo che parliamo un po' di questo centro, perché Frantonio sta facendo la regia, spero che sia okay. Un ottimo regista. Ciao Frantonio! E ci faccia vedere un po' tutte le immagini, ciao. Anche dei ragazzi con le stampelle, e c'è anche per esempio un luogo dove le costruiscono, però io lascio la parola anche a Tomar Obe, che parlerà in francese, e poi io vi traduco, cerco di essere un buon catechista, perché all'epoca Tomar Obe, no? Quando l'italiano parla, se il catechista che fece la traduzione, mentre se a modo di traduire. Voilà. Buongiorno, merci de nous voir en direct. Et je veux parler brevement du contexte du centre. Le centre Notre-Dame de la Paix existe depuis 45 ans. Depuis le 1er novembre 1979. Et l'effectif aujourd'hui de personnel et l'âge aussi de centre varie au fur et à mesure. Nous avons. Ecco, allora, quello, Tomar, se avete, parce que après je vais comprendre, sinon c'est difficile. Allora, la traduzione, lui dice: oggi sono padre Tomar Obe e oggi vi parlerò di quello che facciamo qui nel centro, il centro che nasce di 45 anni che già funziona questo centro, e noi possiamo immaginare in 45 anni quante persone sono state salvate. E noi siamo a 93 missioni, quindi on attend ancora, on a 4 missioni par an. Donc, il y a deux, trois missions orthopédiques et une mission plastique. Ok. Ecco, allora lui dice che sono arrivati già a 93 missioni. Le missioni qui si intende non la missione missionaria, ma i medici, l'equipe dei medici che vengono dall'Europa, e ne fanno almeno due, tre per ogni anno. E a chaque fois, chaque mission, on opère autour de 70-80 patients.
Ecco, ogni volta che vengono questa equip, viene questa equip, ci sono almeno 70-80, diciamo, operazioni. E Antonio, penso che ci possa far vedere anche un po' i bambini ingessati con queste le carrozzelle, tutto quello che c'è ecco, in questo momento. E qui abbiamo ritrovato anche oggi il piccolo Antonio che vi abbiamo mostrato già l'altra volta. E che ha ancora dei grandi problemi, anzi, poi vi dirò qualcosa su Antonio. Et les images que vous venez de voir des enfants, des adultes, ça c'est la dernière mission de novembre-décembre. Il y a 63 personnes qui sont opérées et ceux-là, ils sont restés encore au centre pour le poursuivre. Ecco. Allora, questi ragazzi, persone, un po' tutte che vedete, sono quelli che sono stati curati nel mese di novembre-dicembre, quando è venuto l'ultima equip di medici dall'Europa e sono ancora qui per la riabilitazione. D'accord, on attend encore notre mission au mois de novembre, pardon, au mois de mai. Donc, il y aura des missions mixtes, ortho et plastique. Voilà, nel mese di maggio prossimo ci saranno altre missioni che cureranno l'ortopedia e la plastica anche. Donc, le centre accueille toujours ses patients pour les opérations et c'est unique au Tchad. Quindi questo centro accoglie ecco, questi medici per questi tipi di operazione e quello che è importante a dire è l'unico per tutto il Ciad. Il Ciad vogliamo dire anche che è una nazione grandissima, 3 volte l'Italia. Donc, aussi, il y a des patients qui viennent des RCA, donc des Centrafrique et du Cameroun. Ecco, vengono in questo luogo anche dalle altre nazioni vicine come il Centrafrica e il Camerun. Les interventions se font toujours à Mondou, à l'hôpital régional. Gli interventi si fanno nell'ospedale di Mondou, che è un ospedale regionale. Et une fois opéré, on le ramène au centre. E una volta operati, ecco, poi li riconducono qui in questo centro dei diversamente abili. Et le centre a la capacité d'accueillir des personnes, des patients, donc on a 77 lits. Donc il centro ha questa capacità di accogliere i pazienti con un numero di letti di 70-80 più o meno. Voilà un peu la réalité che nous vivons avec les patients, surtout les personnes ayant un handicap. Questa è la realtà in cui noi viviamo con i nostri pazienti, i nostri Senti, disabili. fra Raffaele, ricordiamo che il centro è completamente gestito dai frati. Sì, è gestito dai frati, lui è responsabile, il direttore del centro. E Jean Miguinac, che è? Poi c'è un altro frate che abbiamo avuto anche modo di intervistare negli studi, che era l'ex custode, Jean Miguinac, anche lui è, diciamo, il vice. Il mio frère Maris che finisce la formazione di kiné e lavora aussi con i tre frères maintenant. E poi c'è un altro frate Marius, Mario, come lo vogliamo chiamare in italiano, che tra l'altro è di un villaggio della parrocchia dove io ho lavorato, Panante, e sono fiero che questa ragazza adesso lavora in questo centro. Et le personnel qui travaille au centre, ils sont 25. E c'è un personale di gente che lavora qui, tra medici, infermieri, fisioterapisti, ecco, per darci un'idea, sono ben 25. Donc, il y a Stiamo, des fra kinés et des Raffaele, stiamo infirmiers. vedendo anche in onda le immagini che tu mi hai mandato, ci hai mandato, che ci aiutano anche, ecco, un po' a renderci conto, visto che comunque non possiamo andare in giro con il telefono, però stiamo vedendo, non so, forse fra Antonio, diciamo, da dietro lo schermo sicuramente sì, tutti i vari, anche le varie attività che vengono svolte all'interno di questo centro così importante. Prego, a te la parola. Sì, infatti prima si sentono ancora i colpi di martello, ecco perché c'è il luogo dove costruiscono proprio le stampelle, le precise come dicono loro. Ecco,
Ecco, sì, allora, fra Raffaele, sì, ci siamo. Allora, ti chiederei di restare con noi, perché mentre la regia continua a scorrere, grazie alle immagini che tu ci hai inviato e che, come dicevo, ci aiutano a collocare anche meglio quanto stiamo dicendo, dobbiamo andare in pubblicità. Restate con noi ancora per qualche secondo e poi saremo ancora in diretta dal Chad, va bene? Va bene. Eccoci ritornati in diretta, dunque siamo collegati in diretta con il Chad assieme a Fra Raffaele Mangiacotti, che con Fra Antonio e altri frati ci stanno raccontando di questa esperienza che è cominciata pochi giorni fa nel 25esimo anniversario della diocesi di Gorea. Ovviamente, come dicevamo in apertura, le immagini non sono eccezionali per via della connessione, che non è delle migliori, però il racconto di Fra Raffaele davvero ci sta giungendo in maniera chiara, limpida e precisa. Fra Raffaele, ti vedo, sei con noi, abbiamo sistemato anche l'inquadratura, giusto? Mi senti ancora? Sì, io ti sento. Perfetto. Ma forse io mi vedo un po' male. No, noi ti vediamo in maniera nitida, perfetta e anche meno ballerina. Ok, allora, stavamo anche vedendo le immagini e chiederei alla regia di ritrasmetterle in maniera tale che Fra Raffaele ci possa anche aiutare a situarle meglio nel contesto di cui stiamo parlando. Sì, ecco, questi sono un po' il luogo, l'atelier, le stanze dove vengono anche ospitalizzati e soprattutto, ecco, dicevo che, no, queste sono le immagini, ecco, di stamattina, chiedo scusa, la scuola, il collegio. E parleremo anche di questo tra qualche istante. Finisci? Sì. Allora, dicevo che queste sono le immagini della nuova scuola che abbiamo visto questa mattina, ed è una scuola che ha iniziato il Fra Valentin, che è ricoverato anche nella nostra infermeria provinciale. Ecco, e lì c'è un collegio che è stato già costruito, ma che c'è anche una seconda parte che dovrebbe essere costruita. Non so se sono ancora in diretta, perché non vi vedo. Sì, noi siamo sempre in diretta. Sì. Ecco. E dicevo, c'è questa seconda parte dove bisogna ancora costruire, perché è un collegio importante, e stamattina ci diceva Thomas Robet che in questo collegio, ecco, per il momento è di proprietà, ecco, della custodia, della nostra custodia dei frati, ma in qualche modo, ecco, questo collegio dovrebbe anche essere riconosciuto dallo Stato per diventare un collegio importante. Vediamo anche delle immagini che abbiamo fatto per strada lungo il viaggio, ecco, le immagini di questi bambini che sono stupendi. Ecco, vedete il fratellino o la sorellina che tiene l'altro fratellino, il piccolino qui. È così la cultura, il fratello maggiore o la sorella maggiore che di 2 anni, 3 anni magari, poi deve accudire gli altri bambini perché la mamma è occupata con il lavoro o dei cambi o con altro. Ecco. Fra Raffaele, come sei stato accolto? Come ti hanno accolto i confratelli, ma anche i bambini? Ecco. Beh, i confratelli ci hanno accolto bene. Ieri Tommaso ci ha veramente accolto bene e noi siamo stati contenti anche di rivedere i nostri confratelli. Però dobbiamo ancora vedere Monsignore e tutti gli altri, perché questa, ripeto, è la prima fraternità che abbiamo ancora visitato. Stiamo vedendo altre immagini, Fra Raffaele, penso che anche tu le veda, sì. Sì, e queste sono le immagini della scuola che vi dicevo, che del collegio. Abbiamo anche cercato di fare un video, non so, ci sono forse troppo dei rumori, ma potete mandare anche un po' il video in diretta, ecco, che fanno vedere come questi bambini questa mattina erano nell'atto di comporre un compito in classe per passare, ecco, il primo trimestre al secondo trimestre poi. Sì, non so se la regia ci può aiutare con il video, anche se, diciamo, ecco, l'audio, come diceva Fra Raffaele, un po' disturbato per via delle macchine, magari lo commentiamo. Eccolo qua. Eccoci.
Allora, non ho capito bene perché la voce va e viene un poco, siamo purtroppo in Africa. Sì, stiamo vedendo, come ti dicevo, fra Raffaele, eccolo, penso tu lo veda, il video. Ah, ecco il video, sì. Ecco, questo è il video, sì, sì. E qui dicevo che questa scuola è stata costruita da padre Valentino, Valentin, come lo chiamano qui in lingua loro. Ecco, e c'è l'altra parte adesso che deve essere costruita. È una sensazione bellissima vedere questa scuola, perché ai tempi miei ricordo le scuole di Bruce, come le venivano chiamate, erano sotto gli alberi o sotto delle capanne, ma ce ne sono ancora quando entreremo nei villaggi. Però questa già è l'immagine di una scuola di città che è fatta per bene, è segno che i nostri frati lavorano bene. Tommaso ci ha raccontato anche tante cose questa mattina di questa scuola, ecco, e speriamo di poter anche far costruire la seconda parte, ecco, anche che le persone che ci aiutano per dare un sorriso a questi bambini. Allora, fra Raffaele, anche Frantonio. Vai, 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 eccolo, infatti, ma sentivamo la mancanza di Frantonio. Dov'è Frantonio? Frantonio, per vedere il tuo bel sorriso. Vieni, vieni, eccoci. Ben a tutti. Eccoti qua, buongiorno. Ecco, ci troviamo finalmente. Come stai? Dopo tutto bene? Dopo qualche giorno di viaggio. Bene, bene, grazie. Con Frantonio abbiamo visitato anche il piccolo, come si chiama, Gabriele? Urbain. Urbain, ecco, che avevamo mostrato l'altra settimana. Ed è un ragazzo veramente che ha bisogno, ecco, di essere curato, perché le gambe sembra che si possono fare qui, si possono raddrizzare un po' tutto il problema che lui ha. Però per quanto riguarda l'ernia disco, che adesso devono chiudere perché bisogna farlo occupare da un'altra parte, un bambino piccolo piccolo, eccolo qui, sembra il nostro piccolo Gesù bambino qui, non so se lo riuscite a vedere, forse lo devi sollevare un po' di più, ecco, veramente ha dei problemi, che Dio lo benedica, ecco, che veramente vedete come stringe il pugno perché sente i suoi dolori, la sua forza, ecco, come ci fa tanto bene. Speriamo che Padre Pio, ecco, possa intervenire e fare qualche miracolo per questo bambino. Allora, fra Raffaele, vai, fra Antonio, vai, vai. Di questa diretta, Leonardo, scusami tanto, vai. Ecco, per lanciare un appello per poter aiutare questo bambino che veramente soffre tantissimo. E questa mattina ho avuto modo di parlare e di confrontarmi con l'infermiere, fra Marius, il frate che lavora qui nel nostro centro, e mi ha detto che il bambino ha bisogno di trasferirsi nell'ospedale di N'Djamena per poter subire l'intervento chirurgico. Quindi chiediamo un aiuto alle tante persone di buona volontà che hanno una grande sensibilità nel cuore, ecco, per poter aiutare questa famiglia e per poter donare un sorriso, ecco, a questo bambino che ha bisogno, come tutti quanti i bambini, di correre e di sorridere alla vita. E il costo, che noi abbiamo fatto un po' di conti, ecco, ci vogliono almeno un 500 euro per fare tutte queste operazioni che deve subire. E io penso che ci sono tanta gente che ci aiuterà. Potete sempre, Leo, mandare il mio numero. Sì, sì, la regia lo sta facendo in questo momento, eccolo qui. Però ovviamente io adesso non posso rispondere perché sto in Africa, ma quando torno, ecco, troverò su WhatsApp magari i messaggi, ecco, e poi magari proverò a chiamare. Bene, allora... consegno un attimo i bambini alla mamma. Va bene. Fra Raffaele, allora... Tomà, non volevi dire... Continuiamo con fra Tomà, giusto? Come? Continuiamo Tomà. Con fra Tomà. Sì, con Tomà. Allora, cosa volete chiedere a Tomà? Così traduco. Sì, allora, innanzitutto grazie per essere con noi, perché insomma è sempre bello ospitare voci diverse all'interno del nostro programma che ci aiutano a in qualche maniera rendere ancora più concreta l'opera dei frati all'interno della missione del Chad. E poi io volevo fare una riflessione personale, chiedergli una riflessione personale a proposito del suo rapporto con le persone, come riesce a curare anche solo nello spirito i tanti fratelli che sono lì in Africa, che purtroppo soffrono tanto.
Ecco, allora lui fa domande, insomma, come riuscire a gérer tutto, avec quel esprit, parce qu'il y a vraiment tant de souffrance dans cet endroit. Oui, l'esprit dans lequel nous vivons ici au centre, c'est reconnaître Jésus dans les plus démunis, les plus pauvres. Et c'est ça qui nous guide. Et quand il y a la mission, c'est autour de 300-500 personnes qui arrivent. Donc, c'est avec le personnel, on essaie de les accueillir et les traiter dignement, puisque beaucoup ne croient pas à l'handicap. Voilà, quello che sta dicendo Tommaso è una cosa molto bella e che ci deve far riflettere. Ecco, con quale spirito noi gestiamo questo carisma, questo dono che abbiamo ricevuto dal Signore. Ecco, con lo spirito di Gesù che in ogni fratello più piccolo, in ogni povero, ecco, vediamo il volto di Cristo. Bello, molto bello. Allora, fra Raffaele, siamo quasi in chiusura, abbiamo giusto un paio di minuti prima di lasciarci. Quali saranno le prossime tappe del tuo viaggio? Le prossime tappe, che oggi pomeriggio avremo la visita dal Vescovo, giungiamo finalmente alla destinazione finale, poi passeremo magari anche per le altre missioni, Bam, Bai Bokum, e non so, magari potremo incontrare anche il custode della custodia, quindi Marcial. Ecco, però come volevo farvi salutare anche da un altro frate che è Marius, lui è di origine della parrocchia dove io ho lavorato per tanti tempi. All'epoca lui era bambino e quando sono partito, l'ultima messa che ho celebrato per il dispiacere, ecco che io me ne andavo, mi ero commosso. Lui si ricorda di questa scena, di questa messa. Marius, ti vuoi dire che cosa? Che schifo fai, sì? Je voudrais vous dire un grand merci pour ce temps, pour ce partage ici présent. Et merci aussi de votre présence, de voir la réalité sur le terrain, comme déjà le directeur lui a dit. Et donc, nous, en tant que frères et puis en même temps kinés, je vois qu'on voit beaucoup de soucis, et puis beaucoup de choses que nous arrivons quand même à les traiter. Mais comme le directeur a expliqué, voilà, c'est tout ce que je veux dire. E beaucoup de choses aussi. Bene, lui dice un po', il direttore ha spiegato un po' tutto, lui è un po' il vice, quello che fa, aiuta, perché adesso è ancora alle prime armi, ma sappiamo che lui con il carisma di San Francesco sarà un bravo frate e anche un bravo infermiere, perché si è specializzato sulla specializzazione, secondo me, la chinoterapia, ecco come si dice in Italia. E quindi anche lui metterà la sua parte per fare del bene. Senti, fra Raffaele, le celebrazioni per il 25esimo saranno la prossima settimana. Aiutaci un po' a capire questa questione. Già da domani dovrebbero iniziare, già da domani dovrebbero iniziare. Io farò un po' di video e poi magari le manderai tu, vedrai tu nella diretta. Bene, bene. È tutto Anzi, culmi è il tutto forse oggi. Sì, dicevo, Sì, di. tutto culminerà il 14, giusto? Come avevamo detto nelle scorse settimane. Sì, abbiamo questo programma, noi ancora non conosciamo bene. Oggi pomeriggio, quando arriviamo, poi magari faccio già una prima intervista al Benissimo. vescovo. E se non la riusciamo a mandare oggi non sarà più possibile, però la faremo vedere un po' per la prossima settimana. Benissimo, ok, allora fra Raffaele ti lasciamo al tuo viaggio, ai tuoi impegni laggiù in Africa, davvero grazie di cuore per esserti collegato con noi, saluta tutti gli amici, i frati, insomma, che ci aiutano anche a portare avanti questo programma che vive del cuore dei missionari. Grazie, un abbraccio forte e attendiamo le tue immagini, i tuoi video. Grazie Leo, a te anche buon lavoro, buon proseguimento. Solo volevo fare anche mostrare che dietro di noi c'è una Vai. macchina parcheggiata che è l'ambulanza, ecco quella che è stata regalata a questo centro che trasporta tanti ammalati, l'ambulanza di Padre Pio. Allora, noi non la riusciamo a vedere purtroppo. Non riesci a Dovresti vederla? spostare. No, purtroppo non riusciamo a vederla. Magari se Va bene, riesci non tu fa a niente. fare Poi un'inquadratura al volo o mi ci mandi ti qua, manderò insomma. qualche foto. Va benissimo, perfetto. Ok. Ok, grazie, Ok, grazie di grazie e cuore. pace e bene a tutti. Grazie.
Ci rivediamo la prossima settimana con Fra Raffaele Mangiacotti. Ecco, abbiamo voluto mostrarvi anche nella semplicità del collegamento, perché come avete potuto intuire in Africa le connessioni non sono delle più semplici, e dunque però è giunto forte e chiaro il messaggio delle opere che i frati portano avanti in quella lontana terra. Avremo poi modo nelle settimane a seguire, perché Fra Raffaele si tratterrà in Africa fino alla fine del mese di febbraio, le tante altre iniziative che sono state create per aiutare e per evangelizzare quella terra. Adesso noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, facciamo qualche istante di pausa e poi ancora un ospite. Continuiamo a parlare di esperienze missionarie, e dall'Africa ci spostiamo in varie parti del mondo, potremmo dire, perché voglio dare il benvenuto a Suor Francesca Sarcià, superiora generale della Congregazione delle Suore di Sant'Anna. Bentrovata, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, dicevamo che ci spostavamo dall'Africa a varie parti del mondo, perché la vostra congregazione, oltre che in Italia, è presente in India, negli Stati Uniti, in Brasile, in Messico, in Perù, in Argentina, nelle Filippine, in Camerun e perfino in una piccola presenza, direi perfino, ma è quasi un eufemismo, in Inghilterra, per stare insomma un po' più vicino ai confini nazionali. Davvero un'esperienza a 360 gradi, quella che stamattina ascolteremo dalla tua voce, Suor Francesca. La congregazione, che ricordiamo, è stata fondata da una coppia di sposi, Carlo Tancredi e Giulia di Barolo, nel 1834. Abbiamo anche tra l'altro una foto delle origini, potremmo dire. La regia prima ce la faceva vedere fuori onda. Allora partirei insomma dalle origini, Suor Francesca. Sì, questa foto che vedete non è proprio delle origini, mm-hmm. è la foto della, praticamente prima della partenza delle prime missionarie, nel 1871. C'è la superiora generale, quella che vediamo un po' più in alto a destra, che è la Beata Madre Richetta, lei che aveva avuto l'intuizione che lo spirito missionario fosse proprio della nostra congregazione. Fu lei a mandare le prime missionarie in India. Diciamo che in India c'erano già circa dal 1850 poche, un paio di altre congregazioni religiose femminili che erano andate e avevano lasciato. A quel tempo era veramente difficile, vedete qui il carro trasportato dai buoi, era l'unico mezzo di trasporto, c'erano un po' le ferrovie e i carri. La Madre Richetta inviò le suore, possiamo immaginare, da Torino, nel mese di gennaio partirono, dal freddo di Torino al caldo del centro-sud dell'India. Sono partite col vestito di lana, come si indossava quella volta, e poi sono arrivate alla destinazione, che era Secunderabad. Interessante, sono partite il 27 gennaio da Genova, sono arrivate poi il 19 febbraio a Bombay. Ma per arrivare da Bombay, dal porto, ricordiamo che il canale di Suez era stato aperto da 2 anni, e quindi mm-hmm. hanno potuto utilizzare quel mezzo con la nave, ma per arrivare da Bombay a Secunderabad hanno impiegato dal 19 febbraio al 3 marzo, e viaggiavano soprattutto di notte per difendersi dal caldo. Mentre in quello stesso periodo nell'India del Nord c'è molto, molto freddo. Certo. Quindi ecco, è bello pensare come da una coppia di sposi sia nata una congregazione religiosa. Veramente ne sono nate due, le figlie di Gesù Buon Pastore e le suore di Sant'Anna. Siamo strumenti della provvidenza e della misericordia di Dio. Le figlie di Gesù Buon Pastore si dedicavano più che altro alla riparazione, alle quelle che venivano chiamate ragazze pericolanti. Noi, per prevenire i pericoli, quindi all'educazione, mm-hmm. dedicate, per questo il nostro nome è Suore di Sant'Anna. Sant'Anna è la mamma di Maria, mm-hmm. e quindi noi per l'educazione. E ecco, sta inquadrando delle immagini del mio ultimo viaggio, quindi
poco fa dicevi con una missione a 360 gradi, adesso ci concentriamo un po' sull'India perché è impossibile. Sì, io però so Francesca, prima di parlare dell'attualità, sì, diciamo, comunque del tuo ultimo, sì, viaggio, io vorrei chiederti, ecco, anche per inquadrare un po' la congregazione che abbiamo visto comunque avere uno spirito missionario nel DNA, potremmo dire, sì, vorrei, sì, chiederti perché questo impeto missionario? Ecco, la Beata Madre Richetta, ma anche i nostri fondatori, avevano sperimentato profondamente l'amore di Dio Padre, l'amore della Trinità. Infatti qui in questa prima fotografia, vedi, è un fotomontaggio fatto fare dalla Beata Madre Richetta. Lei affida le prime missionarie alla Trinità, so di chi mi fido. Quindi loro erano profondamente consapevoli che Dio non è amato perché non è conosciuto. Quindi noi siamo chiamate ad essere strumento di questo amore di Dio, a farlo conoscere per far sperimentare lo stesso amore di cui noi abbiamo fatto esperienza e così farlo conoscere alle persone di tutto il mondo. E quindi questo il Vangelo di domenica scorsa, guai a me se non evangelizzo, è proprio questo impeto, questo desiderio, questa sete di far conoscere Dio per farlo amare da tutte le creature, perché tutte le creature hanno sete di Dio e noi siamo per la felicità. Carlo Tancredi e Giulia Di Barolo, che sono venerabili, è in corso il processo di beatificazione, volevano procurare la felicità soprattutto dei piccoli e dei poveri, e quindi la felicità dei vicini, la felicità dei lontani. Il Vangelo è la buona novella che porta felicità al cuore di ognuno. Senti, Suor Francesca, allora parlavamo della missione in India, tra l'altro poi confrontandoci anche sui temi di questa nostra chiacchierata, di questa presentazione, di questa esperienza missionaria, c'è anche una felice coincidenza, potremmo dire, perché prima abbiamo parlato dell'esperienza cappuccina in Chad, il filo si è intrecciato, potremmo dire, in qualche maniera, anche con la vostra di esperienza, dico bene? Sì, sì. Il filo si è intrecciato in India in vari posti. Ecco, tu stai inquadrando un frate cappuccino che si chiama Padre Pio, non è da Pietralcina, Padre Pio Tei, da Castelnuovo Berandenga, che è in provincia di Siena. Lui all'età di 26 anni, nel 1951, dalla Toscana, partì per il Nord India, la diocesi di Meerut, che era amministrata da un pastore, da un vescovo, o il primo vescovo, Monsignor Evangelisti, che era pure lui frate cappuccino. Ed è molto bella l'esperienza di Fade Pius, così era, ed è chiamato perché ancora è molto ricordato. Stai mostrando la tomba di fronte alla quale io ho pregato. Lui è morto nel 1982 a causa di un morso, probabilmente di cobra. Lui, che pure aveva ammazzato tanti serpenti, ha difeso anche noi da tanti serpenti. E anche lui, mosso dallo zelo missionario, era stato mandato nella zona che a quel tempo si chiamava di Bilaspur, e aveva, in seguito ad un incidente che l'aveva costretto ad una convalescenza a Rampur, dove lui stesso aveva chiamato negli anni 50 le nostre suore, e lì aveva conosciuto un grande gruppo di Punjabi, erano praticamente
immigrati dal Punjab, quando era stato diviso il Punjab tra l'India e il Pakistan, questo gruppo di Punjabi che originariamente aveva ricevuto l'annuncio del Vangelo, questo gruppo era perseguitato sia dai musulmani, sia dai pakistani che anche dagli Hindu, e non trovava dimora e quindi si dedicava al brigantaggio, alla malavita. L'intuizione di Father Pius fu quella di dare un lavoro e quindi cominciò a bonificare questa terra e a creare tanti villaggi a cui dava il nome, diciamo che ricordiamo che Nagar in Hindi vuol dire piccola città, villaggio, e quindi lui creò Jofe Nagar, Fatima Nagar, Mariampur, Martinagar, ricordando nomi di santi, il nome di Maria, al centro Isanagar, la città di Gesù. Ed è bello, lui ha chiamato noi suore di Sant'Anna per l'amicizia che già c'era e perché lui conosceva il lavoro missionario delle suore. Perché in ogni villaggio, e in particolare in questo villaggio Isanagar, c'era una fotografia che ho mandato dove c'è l'arco d'ingresso di questa cittadina. Lui voleva che ci fosse la chiesa, l'ospedale, ecco, questo è l'arco d'ingresso. È stato poi scritto dagli abitanti, sono tutti Punjabi, di origine Punjab. È scritto alla memoria di Padre Pio. Allora, Suor Francesca, continuiamo tra qualche minuto il tuo racconto, anche perché dobbiamo raccontare un'altra esperienza missionaria, questa volta di una tua consorella che sì, nonostante gli anni continua ancora imperterrita a servire la missione in India. Però adesso ci dobbiamo fermare qualche istante per la pubblicità. Sì. Tu rimani con noi. Grazie. Perché è davvero molto molto interessante quello che ci stai raccontando. Restate con noi. Continuiamo a parlare di esperienze missionarie. Il nostro viaggio oggi ci ha portato nel subcontinente indiano, come dicevamo, con Suor Francesca Sarcià, superiora generale della Congregazione delle Suore di Sant'Anna, che prestano la loro opera non solo in India ma anche in altri paesi del mondo che ho elencato in presentazione. Stavamo parlando, Suor Francesca, mentre ti ringrazio ancora per la tua disponibilità, di questa quasi omonimia, Padre Pio, ecco, Padre Pius, questo cappuccino che tanto ha fatto bene e che ha voluto proprio voi in India per continuare l'opera di evangelizzazione. E stavamo parlando di questo segno di riconoscenza che gli abitanti di Isanagar, spero di averlo pronunciato bene, sì, la città di Gesù, hanno voluto tributare proprio a Padre Pio. E lui, Padre Pio, voleva appunto, Father Pius, voleva che in questa cittadina ci fosse la chiesa, la scuola, l'ospedale, che rimangono i punti di riferimento della gente. Tra le foto abbiamo visto anche uno dei parti cesarei, il chirurgo è una nostra suora. Father Pius voleva che l'ospedale fosse ben attrezzato e che andasse incontro alle necessità della gente. E le necessità sono quelle delle donne, in particolare varie malattie, donne e bambini, che preferiscono avere un medico, infermiere, donne che possano aiutare nei loro bisogni, a prescindere dalle religioni. Certo. In India, ecco, qui vediamo Sister Reshma che sta praticando un parto cesareo. Per dire il primo, ecco, questa è Suor Lalita, il bambino è appena nato, l'ha lavato e c'era freddo. E quindi subito l'ha coperto con la copertina. Senti, Suor Francesca, io vorrei adesso concentrarmi, perché il racconto sarebbe davvero lunghissimo, insomma, lungo, e purtroppo i tempi televisivi ci costringono ad essere giocoforza sintetici. Se dico un nome, Suor Elsie, Madre Teresa di Mithapur, cosa ti viene in mente? Sì. La nostra sorella di 86 anni che nel Gujarat continua, nonostante i suoi 86 anni, a svolgere una missione che in inglese è chiamata Meals on Wheels, è come dire cibo sulle ruote. Questo possono magari essere
possono partire delle immagini che avevo mandato. La nostra suora, dopo le preghiere del mattino, che lei comincia la mattina presto, prima della comunità, perché già alle 3, all'alba, lei va in cappella a pregare. Dopo le preghiere, lei va in una speciale cucina, dove cucina il riso e anche altri alimenti che poi lei stessa autorisce con un giovane driver portano a tanti malati mentali o handicappati o deformati che stanno per le strade. Quindi Ecco, perché io vorrei qual è il... sottolineare, ecco magari il Eccoci qui. riferimento a Madre Teresa, perché c'è una Sì. concezione particolare di questa categoria di persone in India, per le quali purtroppo, vista anche diciamo, la suddivisione della società in caste, sono l'ultimo gradino della società e nessuno se Sì, ne occupa. nessuno se ne occupa perché quando un bambino nasce deformato, quando ci sono malattie mentali o particolari handicap, la persona a causa ecco, della credenza nella reincarnazione è considerata in qualche modo maledetta e quindi intoccabile. Non riescono a trovare lavoro, non riescono a trovare ad essere avviati ad una Ad una vita vita normale, potremmo e quindi dire. ad una vita normale e quindi muoiono di fame. Quindi nel Covid o senza Covid, Sister Elsie ha continuato questa sua missione portando il cibo. Ma lei conosce il nome di ognuno. Sono circa una cinquantina e coprono il raggio di molte miglia. E lei gira lei stessa cucina insieme ad un'altra ragazza e poi si ferma, li chiama e quando loro non vengono, lei stessa va sotto l'albero in quell'angolo dove sono rannicchiati questi uomini e qualche donna. Che è appunto ai margini della società, ai margini delle strade. Dona una parola, un sorriso. Suor Elsie ha dietro di sé una vita da infermiera, quindi anche capace di curare le ferite del corpo. Ma in questi ultimi anni della sua vita, lei adempie questa missione che è di curare le ferite dell'anima. Ed è bello che noi, anche nella nostra congregazione, in varie parti dell'India, abbiamo dei centri invece anche per la riabilitazione. Abbiamo il Karunangeli che è un centro diurno e notturno dove accogliamo, c'è la scuola, si chiama Special School per differentemente abili i ragazzi che poi diventano uomini rimangono lì anche di notte e quindi trovano una famiglia e in base alle loro capacità possono imparare qualche cosa. Chi è disabile mentalmente può fare dei lavori manuali, chi invece è disabile dal punto di vista fisico può fare delle altre cose. Ed è bello vedere che questo aiuta le famiglie ad accogliere. Abbiamo un'altra special school a Pet Bashirabad, nello stato di Telangana. Ho incontrato dei genitori che ringraziavano, adesso mio figlio sa mangiare. E vedendo che le suore si prendono cura di questi bambini, anche la famiglia comincia ad accettarli e così non vengono più abbandonati per le Che strade. bello. Quindi è un lavoro che va alle strade, che va a riparare, ma che va anche a prevenire, perché noi, come dicevo in apertura, state chiamate ad essere strumento della provvidenza, per la formazione, l'educazione, la felicità dei piccoli e dei poveri. E quindi a largo raggio, laddove questa felicità, laddove l'immagine di Cristo è stata deturpata, ripariamo questa immagine, ma soprattutto, cerchiamo che questa immagine non sia deturpata. Per questo l'impegno nella scuola Allora, e Sor l'impegno Francesca, educativo. la regia ci sta facendo vedere un po' una carrellata riassuntiva di quello che abbiamo più o meno trattato. Ovviamente ci sarebbe tanto, tanto, tanto altro da dire, purtroppo i tempi sono contingentati. In un minuto, Sor Francesca, ti chiederei allora in questo 2024 che è cominciato da pochi giorni, insomma,
insomma, da 30 giorni, ci da un mese. Come proseguirà la vostra opera missionaria? In un minuto, grazie. La nostra opera missionaria continua nel segno della speranza. Ci prepariamo anche all'anno giubilare e quindi rafforziamo, questo è l'anno della preghiera, la nostra vita di preghiera, per essere strumenti di speranza per i piccoli, i poveri, per le donne, per le ragazze, per le famiglie, perché la famiglia è il cuore della società e quindi a questo che ci dedichiamo in particolare in questo anno 2024, per essere pellegrini di speranza e portare la speranza in un mondo che è travagliato dalla guerra, travagliato dall'odio e dalle divisioni. Qui nella nostra bella Casa Generalizia in Via Aurelia a Roma abbiamo anche un gruppo di ucraini e anche questo è un piccolo segno per dire siamo speranza, certamente è una goccia rispetto all'odio che è così grande, ma senza quella goccia l'oceano non sarebbe tale e quindi continuiamo a mettere questa goccia di speranza. Allora, Suor Francesca, io ti ringrazio davvero di cuore per essere stata con noi, per averci fornito anche tanto materiale per raccontare, anche se in minima parte, come abbiamo detto, le tante esperienze della vostra congregazione. Contiamo magari di farlo in un futuro prossimo, così riusciremo ad essere anche un po' più esaustivi. Grazie, grazie di cuore per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie, grazie, buona giornata. Grazie, ringraziamo Suor Francesca Sarcià e noi ci fermiamo con il nostro spazio che ritornerà la prossima settimana. A tutti voi, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.